Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni, tutorial sull'audio recording e in particolare di Studio One. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di rispondere ad un'altra richiesta del forum sul come organizzare il lavoro una volta terminato il processo di mix, quindi come fare un backup del lavoro in maniera corretta. Innanzitutto cerchiamo di pulire l'arrangiamento dalle tracce che non sono state utilizzate, in questo caso l'ho già fatto, ma sarà poi necessario andare su Song, fare immediatamente copy external file, in questo modo tutti i file collegati esternamente alla nostra Song verranno copiati all'interno del pool e poi successivamente remove unused file, cioè togliere dall'arrangiamento e dal pool quelli che non sono stati utilizzati all'interno della song. Dopodiché sarà necessario tornare su file, salvare in un nuovo folder, ad esempio andiamo sul desktop, facciamo nuovo folder, I will fly final mix, ok, e salvare. In questo modo la song verrà risalvata nuovamente in un nuovo folder e verrà e sarà automaticamente pronta per poter essere ricaricata o backuppata sugli hard disk. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio, dove affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al canale lasciando poi sotto i vostri commenti. Ciao, a presto!